Una rete di 5 festival internazionali del folklore organizzati in 5 città della provincia. Dal 28 luglio al 25 agosto il territorio maceratese si trasformerà nel teatro a cielo aperto della tradizione marchigiana. Spetterà al 19° incontro internazionale del folklore di Matelica, dal significativo titolo Etnie e incontri, l'onore di aprire il circuito Folking Festival della Terra delle Armonie. Quest'anno avremo gruppi provenienti da tutti i continenti, per cui avremo il Perù, il Cile, la Russia e poi il Kenya, e possiamo avere anche questo gruppo dalla Cina. È un po' il fiore all'occhiello di questo nostro festival di quest'anno. Infatti si esibirà domenica sera alle ore 21:30 presso Piazzale Gerani di Matelica e faranno il loro spettacolo. I gruppi folclorici aderenti all'UGFM, Unione dei Gruppi Marchigiani, che ha promosso e reso possibile l'iniziativa, rafforzano così il sodalizio nato nel 2010, raccogliendo anche il sostegno della provincia e della Camera di Commercio di Macerata. Come testimoniato dalla Presidente regionale, le migliori nella Regione Marche, cioè le migliori rassegne, sono appunto nella provincia di Macerata. Di fatto credo che sia veramente meritorio, perché dobbiamo fare sinergia e perché dobbiamo valorizzare sempre più il nostro territorio, io credo soprattutto in questo momento. Grazie alla collaborazione tra Istituto Confucio dell'Università di Macerata e Università Normale di Pechino, il Folking Festival farà da battistrada per un progetto di scambio interculturale con la Cina. L'Università di Pechino, dalla quale dipende l'Istituto Confucio di Macerata, e ha avuto piena accoglienza, e da qui è partita tutta l'idea. Da qui ecco l'arrivo in questi giorni di questo gruppo folk direttamente da Pechino. Il prossimo anno, o perlomeno cerchiamo entro brevissimo tempo, di andare noi come rappresentativa dei gruppi folclorici marchigiani a Pechino. Quindi abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per dare vita appunto a questo gruppo. In questo caso speriamo di rappresentare al meglio in Cina il gruppo, il folklore delle Marche.